Siamo negli studi di Ascanews con Caterina Avanza, candidata di En Marche per il PD in Italia per le elezioni europee nella circoscrizione del Nord-Ovest. Cosa vuol dire essere candidati con En Marche, che è il partito francese del presidente Emmanuel Macron, per il PD? Ma vuol dire sicuramente fare una campagna europea e non fare una campagna nei singoli paesi. Io coordinavo la campagna europea di Emmanuel Macron e ho sentito la voglia di tornare qui, di investirmi qui. Penso che ci sia un riformismo progressista in Italia e va risvegliato, perché non posso pensare che non ci sia. E quindi c'è stata questa voglia di tornare qui e fare la battaglia qui, ma io ho l'impressione di fare la stessa campagna, semplicemente ci sono le Alpi in mezzo. Nel suo profilo Twitter lei si presenta come membro, in francese peraltro ovviamente, membro del Polo Europa, incaricata della coordinazione della campagna delle europee, permanente al quartier generale della Repubblica En Marche, che appunto è il partito di Macron. Quindi esattamente a Parigi che cosa faceva? Allora, io sono entrata nello staff di campagna del candidato Macron, nel Dipartimento di Studi Opinione perché era il mio lavoro, quindi non solo sondaggi, ma anche proprio come fare per raccontare un progetto di riforma, così a 360 gradi di un paese in modo semplice e chiaro, che non è un esercizio facile. Dopodiché sono rimasta a En Marche e ho coordinato la Grande Marche pour l'Europe, che è una grande operazione di porta a porta, al di fuori di qualsiasi logica elettorale. Anzi, siamo andati nei territori dove l'Europa è più lontana, dove il Front National di Marine Le Pen è più forte. Abbiamo bussato a queste porte e abbiamo chiesto ai francesi cosa funzionava e cosa non funzionava dell'Europa. E questa è stata un'esperienza incredibile che ha permesso anche ovviamente di strutturare poi delle squadre, per fare la campagna, delle europee. E quindi poi mi hanno dato la coordinazione di questa campagna, che è durata fino a venerdì, e venerdì scorso mi sono dimessa per fare la campagna qui in Italia. Lei ha accettato l'offerta di Nicola Zingaretti, il segretario PD, di candidarsi come una delle 39 donne sulle 76 candidati che sono nelle liste PD. Ed è quella di Zingaretti, mi pare di capire, l'idea di fare una lista per l'appunto transnazionale, cioè in qualche modo che sia aperta a livello europeo. Allora mi chiedo, così come si cerca anche a destra, perché Matteo Salvini ha tentato di presentare un'internazionale sovranista, diciamo, europea. La stessa operazione si sta facendo adesso a sinistra fra il PD ed altri partiti europei? Beh, io penso che non sia la stessa operazione, mi permetto di distinguerle. Matteo Salvini ha esultato all'indomani della Brexit dicendo che il 29 marzo sarebbe stato il giorno della gloria del popolo inglese o dei britannici, qualcosa del genere. Il 29 marzo i britannici stavano supplicando i capi di Stato, in particolare Emmanuel Macron, che non mettesse il veto per un'uscita secca dall'Unione Europea. Quindi Matteo Salvini ha semplicemente cambiato il nome, non si chiama più Brexit, adesso si chiama Alleanza fra le Nazioni, ma sostanzialmente il programma è lo stesso. E l'alleanza sovranista è un fake, secondo me, perché non vedo quali siano i punti di accordo, nel senso che con Marine Le Pen non sono d'accordo sulla questione dei migranti, con l'Alternative for Deutschland non sono d'accordo neanche sulle questioni economiche, perché loro sono dei rigoristi, troika, austerity, eccetera, quindi rimarrebbero nel gruppo dei popolari. Quindi Salvini sta facendo un'alleanza con Juncker, sostanzialmente del Partito Popolare, che non è esattamente lo stesso progetto che stiamo facendo noi. E voi che progetto fate a sinistra, diciamo? Il progetto nostro è che per la prima volta dal 1979, quando il Parlamento europeo è stato nominato al suffragio universale diretto, una perdita dell'egemonia della destra conservatrice. Cioè il Partito Popolare non potrà più essere il primo grosso gruppo. Quindi i gruppi che erano prima satellitari, quindi i socialisti, i verdi e i centristi, insieme possono avere la maggioranza e insieme si possono portare avanti almeno 4-5 cantieri fondamentali per riformare l'Europa e aggiornarla, perché per tanti versi siamo ancora un'Europa che è adatta agli anni 80, ma non al 2020. E quali sono questi cantieri? Il primo sicuramente è quello ecologico e dell'agricoltura, che noi li mettiamo insieme perché non sono due cose opposte, ma bisognerebbe riuscire a lavorare insieme.
e per farlo bisogna mettere la finanza al servizio di una transizione ecologica attraverso una banca del clima. E su questo penso che i socialisti, i verdi e i centristi sono tutti d'accordo. Io ho fatto il giro d'Europa e sono tutti d'accordo. Poi c'è la questione sociale, quindi il salario minimo. Oggi sono ancora 6 paesi che non hanno un salario minimo in Europa, quindi è un progetto importante. Chiaramente non è lo stesso salario tra la Bulgaria e il Lussemburgo, però è l'idea di creare delle forchette per armonizzare piano piano i livelli di salario. C'è la questione delle istituzioni, quindi della governance. Oggi siamo bloccati molto spesso dal voto all'unanimità, siamo bloccati anche dal fatto che dobbiamo per forza avanzare a 27. Noi siamo convinti che su certi progetti bisogna lavorare a meno paesi, lasciando sempre la porta aperta, è quello che è successo con l'euro, e andare avanti più veloce. Che cos'è l'Europa per lei? L'unica utopia che vale la pena vivere nelle generazioni future, e penso che sia quello che salverà il nostro modello sociale e di vita europeo, che è oggettivamente diverso. Obama l'ha ricordato poco tempo fa. Forse se guardiamo l'Europa da un altro continente, saremmo un po' meno pessimisti. Grazie. Prego.